canale. Allora, oggi sono qui con questo nuovo tutorial. Ho pensato, come vedrete appunto durante lo svolgimento, di realizzarlo in questa maniera, ovvero di non farlo parlato come ho fatto sempre, come stiamo facendo sempre poi tra l'altro mia sorella, perché lei prima, se vi ricordate, utilizzava molto il voice over con la registrazione che scorreva e che quindi appunto vi faceva vedere i passaggi che faceva. Però io trovo che sia molto più confidenziale, più bello da fare parlato proprio mentre si svolge, quindi abbiamo cominciato a farlo in questo modo. Ho pensato però di introdurre anche quest'altro modo, che è un modo che una maniera che va molto su YouTube. Infatti molti video sono realizzati in questo modo, ovvero con la musica, con tra virgolette sono muti, perché con la musica in sottofondo si fanno vedere i prodotti, si va a vedere come vengono applicati e il video diventa più veloce, più diretto e fa vedere i passaggi fondamentali senza perdersi troppo in chiacchiere. Ho pensato appunto di introdurlo perché è un modo che mi piace molto, viene un video appunto abbastanza di impatto, ci fa vedere il trucco, ci fa vedere i passaggi principali. Ovviamente lo introduco come altro modo di fare tutorial, ma ovviamente non andrà a sostituire quello parlato, perché mi piace tantissimo, perché parlando appunto si condividono un sacco di cose, un sacco di consigli, di pareri, di opinioni, e quindi passa anche la persona attraverso il video, quindi passa non solo il video stesso, quindi il modo in cui facciamo qualcosa, ma anche passa la mia persona attraverso il video, almeno spero. Per quanto riguarda il make up che vi propongo oggi, è un trucco che mi piace tantissimo, che indosso, non vi posso dire indosso spesso perché io spesso non indosso nulla praticamente, però che mi piace molto realizzare e indossare quando mi trucco appunto. È un trucco bellissimo, secondo me molto bello sia d'estate che d'inverno, magari cambiando il rossetto, e in particolare oggi sono andata ad utilizzare due prodotti che ritengo poi il punto centrale di tutto il make up. Allora, uno è il pigmento di neve che si chiama Dormus Dream, che è questo meraviglioso marrone con dei riflessi fucsia, infatti sulla palpebra sembra quasi un viola vellutato, veramente un colore stupendo, con dei punti luce, dei punti che vanno a scurire, insomma la matita nera all'interno dell'occhio, eccetera. Utilizzato però bagnato, perché ragazze, come vi ho già detto in un altro video, i pigmenti di neve, come i pigmenti in generale, danno il loro massimo se vengono bagnati, e io li ho bagnati proprio con lo spray di neve, lo spray fissante. Per quanto riguarda le labbra, una scelta che mi piace da morire, non l'ho mai fatta prima, è la prima volta che la faccio, perché appunto pensavo di non voler andare ad appesantire troppo le labbra magari con una tinta, con un colore matte, come faccio di solito, perché sono delle scelte che mi piacciono di più. Ho pensato di invece utilizzare per questo effetto quasi bagnato, che mi piace da impazzire, questo matitone della Pupa che si chiama Glossy Lips numero 09, questa è nella colorazione 09, che è un color corallo aranciato, molto bello. Siccome è una consistenza che non mi piace per niente, perché cremosa, pastosa, collosa quasi, la sono andata ad applicare e non mi piaceva, perché appunto poi era anche non era omogenea sulle labbra. Quindi che ho fatto? Prima di andarla a togliere ho pensato di tamponarla con un fazzoletto e lampo di gel, ragazze, perché l'effetto mi piace da impazzire, sembra davvero che le labbra siano colorate di questo leggerissimo effetto dopo aver baciato una rosa, e l'effetto è anche un po' bagnato, specchiato, stupendo, e poi perde anche tutta quella collosità appunto della matita. Quindi è un effetto che mi piace tantissimo, lo utilizzerò sicuramente in estate, perché appunto le labbra magari le vogliamo meno pesanti, meno secche, e quindi è un effetto che mi è piaciuto tanto e sono andata a provarlo e a scovarlo proprio oggi insieme a voi. Niente ragazze, dopo tutte queste chiacchiere appunto vi lascio al video, sperando che vi piaccia questo tipo di video, che sia appunto veloce e utile, vi dia appunto questi spunti, questa iniziativa, vi faccio vedere questi prodottini che mi sono piaciuti come video, video flash, non lo so, video lampo. Vi mando un bacione e vi lascio al video.